Direttamente in casa. Planando. Yes. È l'articolo che ti dicevo prima. Ah, mi interessava la tua. Promette bene, MJ. È stancuccio. Agli americani piace dormire sotto le finestre. È ancora la tuta. Gli spifferi, meno male come che non li hanno. Aiutato a toglierla. Harry, come sta? Scusa, possiamo parlarne domani? Ma scusa, vivono insieme in letti separati? Ah, bene. Sempre meglio che fare, non lo so, il nulla facente, dai. Bel lavoro, ma impegnativo. Molto, molto pesante. Loro stanno bene, fortunatamente, tutto bene anche loro. Ma non sanno ancora che cosa vogliono fare da grandi. Per ora studiano. E stanno andando pure bene, ad essere sincero. I colloqui stanno andando in modo eccellente. Sono contento. Pensavo un po' più di difficoltà, invece... Beh, non hanno poi così tante armi. Oh. Ma com'è? Veramente questo Peter dorme? Mentre salgono i ladri, dorme. Mannaggia la miseria. Uscire dalle finestre. Devo fare le scale. Questo puzza. Guardate, puzza. È pure quello. Peter, dove sei? Ehi, hai chiamato Peter? Vado sul retro. C2 a rapporto. Situazione. A quanto pare il ragno non vive da solo. Se hanno già perlustrato facciate e retro, potrai passare dal seminterrato. Ti prego, non ci volare. Beata lei, quando io dico una cosa del genere, la porta fa. Oh, yes! Parla pure. Quindi? Il banco di Pete. Ah, bello, il banco di Pete. Che cosa possiamo fare? Prendiamo le spider ragnatele. No, una bomba. No, ragnatele. Perfetto. Niente di meno. È diventata pure l'esperta di armi. Mamma mia, e beh, allora fai. Cioè, Spider-Man va in pensione, no? C'è Mary Jane. La seconda squadra, perlustriamo la casa. Saranno qui a momenti. Sì. Devo uscire. Va bene. Usciamo. Ah, brava. Se uno Spider-Man non ti risponde, ne conosci due, chiama l'altro, no? Ma no, è arrivato Peter. L'hanno fatto arrabbiare perché stanno da Mary Jane. Non li spappola. Tieni, ciao, beccati sta zampata. È lui! Peter? Sì. Devo superare. Ma già può usare il suo lancio ai ragnatele per immobilizzare i cacciatori quando il mirino diventa rosso e il bersaglio è a portata. Okay. Se non trovo Pete prima di loro. Eliminate qualsiasi interferenza. Kraven vuole il ragno stanotte, senza sé e senza ma. Oh, vaffan bagno, m'ha visto? Mary Jane, a tue colpe è morta. Naggia, babà, micio. Devo superare i cacciatori e trovare Pete. È sceso nella strada a fianco. C3, restate in zona nel caso dovesse tornare. Se mi trovo Pete, ok. Eliminate qualsiasi interferenza. Kraven vuole il ragno stanotte, senza sé e senza ma. No. La cronista.
Regge sempre. È in gamba. Qualcuno ci sta attaccando! Oh! Affambagna! Usiamo le maniere forti, ve lo fa delicata. Niente, usiamo le maniere forti. Che qual è il problema, no? Ma questi so già, eh? Ok. Ah, ma io qua devo andare. Steso, C2. Non è chiaro, restate in posizione. Se troviamo qualcosa in casa, vi avvisiamo. Ok. Non ho capito. Per dove passo? Devo fare il giro. Facciamo il giro. Dove vuole che passo? Marvel's Spider-Man 2, Mick. Ora sono nei panni di Mary Jane, ecco perché non lo riconosci. Una missione che devo fare con Mary Jane, tanto per, no? Ah, qua si passa, guarda. L1 R1 per lanciare il diversivo. Ok, fatto. Ha fatto il giro giro tondo. Ah sì. Ora. Ah, dobbiamo andare in casa, vai. Entriamo in casa. C'è un altro qua. Oh, che bella macchina. Vabbè. Guarda, l'ha sentita. Ehi, ma che diavolo sta succedendo qui? Eccola, la pareva. Dio, stanno uomini armati in giro. Urco cane. Oh, Peter. Forse c'ho un po' fame. Non lo so. Preoccupa più lui che. Pitta più avanti, in quell'edificio nuovo. Se torna da questa parte, colpitelo al massimo con due dart. Sta cambiando. Ne serviranno di più. Due dardi. Ok. Vedo un po' tostarella sta missione. Attenzione, il ragno non è solo. Quella ragazza dello zoo lo sta aiutando. Ha eliminato tutti gli uomini in casa. La scuoierò viva. Dopo che avremo catturato il ragno. Più le cose si mettono male, più sale l'adrenalina. Scoprirò cos'è stato. La ragazza! L'ho vista! Cosa credi di fare? No, dai! Se cose. Le odio le cose stealth, non ci riesco! Maledetto. Sta più avanti, in quell'edificio nuovo. Dovesse tornare da qui. Ricordatevi di colpirlo al massimo. Sta cambiando. Ne serviranno di più. Attenzione, il ragno non è solo. La ragazza dello zoo. Ok. Se si mettono male, più sale l'adrenalina. Sto ispezionando il cantiere. Selvaggio, una vera caccia. Aspettavo da te. Potremmo fare chiasso e svegliare per attirare il ragno allo scoperto. Sarebbe una follia. Ma dire. Vado a controllarlo. Eccola lì! Non mi fermo! Zitta! Fatti fatti tu che sono arrivata alla casa! Mannaggia! L'ho fatta!
Oh Sara, grazie di aver condiviso la live. Cavolo. Ah, dai Peter, uccidili tutti, dai. Cioè non mettili fuori combattimento tutti. Come arrivo a quella casa? Cacciatori, mentre inseguivate il ragno, quella donna ha seguito voi tutta la notte. Quando l'avrete trovato, lei non sarà lontana. Portatemeli entrambi. Un attimo, vado subito. Dai, eccolo là. Ah, miseria. Dov'è andato? C'è un cacciatore a terra! La finestra. Ok. No! Me l'ha catturato davvero. Oh, Mary Jane però è tosta, è qua. Eccomi, cioè eccolo. Seguilo. Ah, eccolo. Spider-Man, sono io. Ho perso il controllo. Mi ha tirato contro un bombino. Sei sicuro che mirasse a te? Certo. Si è fermato fuori dal tunnel di Queensboro. Ci sono cacciatori ovunque. Vado subito. Fai in modo che non scappi di nuovo dai cacciatori. Ok. Vai. Spider-Man, fermo! Che succede? Rispondimi! È stato un po' strano, ma qui stiamo esagerando! Sembra un'altra persona! Corrado sopra di noi! Wow, wow! Spider-Man! Sono io, Spider-Man! Dai. Ti ricordi? Dai, torna in te! Come finisco la tesina per il college senza il mio insegnante? Ci sono quasi, Miles. Come sta, Peter? Arrabbiato! E non ascolta niente di ciò che dico! Dobbiamo trovare un'altra soluzione! Sono aperto a suggerimenti! Oh! No! Dai. Dai. Ok, fatto. No. Miles, devi chiudermi con Pete dentro il tunnel. Cosa? Beh, non è una buona... tanto una buona idea, direi, però... MJ, non so se la cosa migliore... Fallo, Miles! Cavolo! Però... Vediamo che succede. Ha detto chiudere, non distruggere. Mi è un po' troppo a distruzione quando gli viene chiesto qualcosa, Non vedo Pete. Ha
Aspetta. Ma non è che mi aggredisce pure a me. Aspetta! Io voglio solo parlare. Mary Jane, però puoi correre un po' più veloce, eh? Oh, io, dottor, vai bene. Non hai superpoteri, però la corsetta blanda, dopo tutti i colpi che hai dato, voglio dire, penso che riesci a fare una corsetta blanda, eh? Appena detto pure tu, Sara. Scusa. Ha fatto tanto Wonder Woman e proprio fa una corsetta, cioè che cammina. Fermati, allagherai il tunnel. Che succede? Stupida luce. Ah, pensavo qualche altra cosa. Sì, lo sanno, perché sanno che io le amo le missioni stealth, quindi me le mettono in ogni gioco le missioni stealth. Maledetti loro! Oh! Qua vibra tutto. Ah, già, è vero! A lui va bene che vibra, perché il simbionte è così, se ne va! Ma non ho capito, è un martello automatico oppure è un cellulare impazzito? Ok, ma Mary Jane, forse ti sei giocata l'unica possibilità di liberare Peter. Così, te lo dico, ma così, in modo amichevole, dai. So che sei lì dentro, Peter. Che brutto, detto pure così, eh. Devi esserci. Dai, Peter, ripigliati. Oh. Eccolo. Ci sei, Peter, sei tu. Sator sta ancora combattendo fuori. Io vorrei sapere ma Kraven, quanti uomini ha a disposizione? Cioè, voglio dire. Aggiornamenti, MJ? Come vanno le cose lì? Ho trovato Peter. Questi qua che sono immuni? È un bene? Non lo so. Ora cerco di svegliarmi. Puoi tenere a bada i cacciatori nel frattempo? Ci provo. Sapete, stiamo facendo un gran casino. Arriverà la polizia. Hai forse paura, ragnetto? Io no, ma voi farete una figuraccia davanti a un bel po' di pubblico. Dove stai andando? Oh. Dai. Sopra di noi. Vai. Jay, Pete, sveglio. Vai. Miles, non riesco a vedere. Ti sveglia. Mi serve altro tempo. MJ. Ok, devo correre da loro. Appena finito con questi tizi. Atterrato. Ah. Oh. Yeah.
giù, ragno! Oh. Che cavolo. Ciao Dani. No. Questi combattimenti sono un po' più tostarelli. Siamo un po' più avanti nella storia, quindi ci sta pure che sono un po' più tosti, dai. Però se riesci a coordinare con le mosse giuste, alla fine non è neanche troppo troppo difficile. Dura solo un po' di più il combattimento. Basta coordinare bene. Tutto bene, Dani? Sì, Iole, tu l'hai visto pure tu. Con questi qua di Kraven ci vuole un po' di più. Però se ti coordini bene, si riesce tranquillamente a farlo. No! Ma ha fregato! Ma ha iniettato il liquido verde! No, e ora? Dentro un ragno lucertola. Kraven! Ma ha catturato Kraven. E mo Peter si incazza ancora di più. Sì, arr. Aprite il fuoco! Cioè, Spider-Man, però posso dire una cosa, gli Spider-Man quando combattono contro qualcuno distruggono l'intera città, eh. Cioè, dove passano loro, veramente tutto distrutto. Ci credo che... Jonah James, JJ, ce l'abbia a morte con Spider-Man. Distrugge tutto. Liquido verde di Spider-Man. Dani, detta così potrebbe suonare un po' male. Diciamo la pozione di pede di Spider-Pep, va. Potrebbe suonare un po' male. Cioè, nel senso, verde, liquido di Pep verde. Sembra più capito. Ho leccato il microfono, che schifo. No, tranquillo, Dani. Ah, mo c'ha lo scatto. Ora ce l'ha lo scatto. Ora ce l'ha lo scatto. La paura fa 90, Mary Jane. Mary Jane. Oh, l'ha presa. Ah no, MJ si è parlato facendo. Mi metterei pure paura se- anche se fossi Spider-Man. Ah, mamma mia. Buona. Prima non si muoveva manco se stava morendo. Boh, niente meno, scivola, sprinta, salta, è diventata Sonic. No, Dani, no, che non mica ti devi scusare. Era per fare una battuta, mica per... Dovevi fare... Dovevi scrivere, no, scusa. Spero tu abbia avuto più fortuna, Miles. Abbiamo setacciato il tunnel. È sparito. Ma quella è una donna con la barba o un uomo senza capelli ma con la barba? È il cappuccio. Ma presto sarà lui a cercare. Si è svegliata. Io la meglio tardi che mai, no? Non sa, fa tutte queste cose prima. Peter. Una miseria. Vai, Dani. Io penso che stasera stacco un po' prima, però è massimo per le 9:30, ragazzuoli. C'ho solo 2 ore di sonno addosso, sono abbastanza stanco. È nei suoi sogni o si è risvegliato veramente così? Chi è? Pronto? Chi è che parla? Sì? Pronto? Aspetta, fai finire che squilla, no? Mm-hmm.